L'approccio alla Traviata è un approccio simbolico e non naturalistico e non realistico, perché io sostengo non soltanto della Traviata ma in generale che il simbolismo è l'unico linguaggio immaginario che si lega alla musica. La partenza è di raccontare una memoria, di non raccontare una storia come se fosse una storia unica, vera, alla quale si assista attraverso la serratura della porta, come nel naturalismo o realismo, ma è una storia già conosciuta che noi raccontiamo un'altra volta, ma visto da un altro punto di vista, cioè dalla riflessione e dallo specchiamento di tutto quello che accade. Quindi lo spettatore ha due punti di vista, uno quello normale di cui è abituato e poi un secondo, direi quasi proibito, da voyeur, da poter guardare dietro le cose e vedere di più. La scena che sento più mia e che forse anche la scena chiave di tutta l'opera, anche perché è un punto drammaturgico molto delicato, è il momento quando nel secondo atto Germond incontra Violetta e chiede da lei il sacrificio e si tira via sulla sua aria la casa, e quindi si tira via sotto i piedi la esistenza attuale di Violetta, e Germond espone a lei un nuovo mondo, un mondo spirituale che è una specie di paradiso, no? La bellezza della natura, e Violetta accetta questa cosa per salvarsi dall'inferno dove lei crede che finisca, perché il problema è questo, che lei è morente e è terrorizzata di non andare nel paradiso ma nell'inferno per la condotta di vita che ha fatto. Tutto questo sono delle interpretazioni cattoliche di Giuseppe Verdi, non è di Dumas, perché nel Dumas non esistono questi problemi moralistici. Utilizziamo nella scenografia e nella regia un linguaggio simbolico. Il linguaggio simbolico è legato al nostro linguaggio del sogno, che è un linguaggio